Io intanto desidero ringraziare, come associarmi a quello già detto dal mio collega, ringraziare Benedetti, perché è una persona molto sensibile a tutte quelle che sono le problematiche di carattere ambientale, che lo abbiamo constatato con le varie manifestazioni da lui promosse nell'arco di questi anni. Voglio ringraziare i relatori e vi porto un saluto da parte di tutta l'amministrazione provinciale, da parte del suo presidente, l'onorevole Simonetti. Se mi è consentito, io vorrei esprimere una riflessione che potrebbe essere magari oggetto di dibattito durante la giornata di lavoro. In questi giorni nei mass media si parla insistentemente di strategie per incentivare il lavoro, soprattutto per i giovani, e di individuare gli strumenti idonei a far ripartire l'economia nel nostro Paese. Misure sempre più urgenti, considerato che ormai è acclarata la fase di recessione economica. D'altro canto, sono sempre di attualità gli sforzi volti a ridurre il consumo di energia e di risorse naturali, alla riduzione dell'inquinamento locale e globale, l'effetto serra, ad incentivare risorse rinnovabili e di riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di ogni tipo di scarto domestico o industriale, evitando il più possibile sprechi di risorse. Credo che una delle possibili soluzioni per dare risposte concrete alle problematiche che ho appena descritto, per coniugare rispetto dell'ambiente e sviluppo, sia quella di investire nella economia verde, con la capacità e l'ingegno che in molti casi ha consentito al popolo italiano di fare di necessità virtù. Il programma di questo convegno di valutare nuove tecnologie finalizzate alla valorizzazione degli scarti, delle fibre tessili, della plastica, degli inerti, della gomma, si inserisce a pieno titolo in questo contesto, con l'obiettivo di rispondere all'esigenza di gestire gli scarti a prezzi competitivi e con modalità ambientalmente compatibili, in grado di produrre materie prime e seconde, cioè quelle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti, da immettere sul mercato salvaguardando le risorse naturali. Questi presupposti potrebbero far crescere delle realtà imprenditoriali in grado di consolidare la propria posizione di mercato in Italia e all'estero e offrire nuovi posti di lavoro. Ad ulteriore conferma di questa tendenza, secondo un articolo comparso recentemente sul quotidiano Il Messaggero, tra il 2008 e il 2011 il 23,9% delle imprese italiane ha investito o ha programmato di investire in tecnologie e in prodotti verdi, e il 38%, badate, il 38% delle assunzioni programmate nel 2011 ha riguardato figure professionali legate alla sostenibilità. Questa è la riflessione, quindi in conclusione io penso che il compito prioritario delle amministrazioni, della pubblica amministrazione ai diversi livelli, secondo il rispettivo profilo di competenza, è quello di rispondere a tempi rapidi alle richieste che pervengono dal mondo produttivo, creando quei presupposti giuridici ed economici, costi energetici e dotazioni infrastrutturali per nuove attività, semplificando gli adempimenti burocratici ed adottando approcci virtuosi con funzioni di volano nei confronti degli acquisti verdi, ovvero di quegli acquisti di materie prime e seconde provenienti dai rifiuti. Queste motivazioni hanno mosso questa provincia di Biella in passato a sostenere progetti legati all'economia verde. Ad esempio il progetto LIFE, molti di voi magari non lo conoscono, ma alcuni l'hanno già sentito. Il progetto LIFE è denominato NOVEDI, l'acronimo di Novetro in Discarica, approvato, finanziato dalla Comunità Europea per la dimostrazione di tecnologie innovative per il recupero integrale di scarti di vetro attualmente destinati a discarica e valorizzati
per la costruzione di edifici ecocompatibili a base di schiuma di vetro. Io concludo con l'auspicio che il convegno di oggi possa raggiungere obiettivi sperati e costituisca un contributo concreto per far crescere il lavoro e l'economia verde, soprattutto nel nostro territorio biellese. Vi ringrazio, rinnovo il ringraziamento, anche se non è ancora presente, so che sta arrivando l'assessore all'ambiente, l'assessore regionale Ravello. Io credo che anche la sua presenza darà un'immagine autorevole a livello istituzionale di questa giornata di lavoro. Grazie e buon lavoro a tutti.